Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. La settimana scorsa vi ho parlato del canale per gli appassionati di numeri, Numberphil. Questa settimana vi parlo di un canale che si definisce la sorella di Numberphil, Computerphil o Computerphil, non conosco bene la pronuncia, se nei commenti me la volete indicare mi fa piacere. Comunque nel doobly-doo trovate il link al canale, trovate tutte le informazioni, trovate questi tre video che ho trovato molto interessanti e rappresentativi un po' di tutto il canale. Allora, primo video che troverete, primo video sul doobly-doo, il problema dei fusi orari, che è una cosa che riguarda la possibilità di gestire i fusi orari, le ore legali, le ore solari, è una storia molto lunga. Qualcuno probabilmente ha già visto questo video, soprattutto se seguite Paolo Attivissimo. Secondo video è l'algoritmo di YouTube, il segretissimo algoritmo di funzionamento di YouTube. È interessante, spiega un po' come funziona il ranking, quali sono i parametri, eccetera. Oh, c'è del fumo! Terzo video sul doobly-doo è installare permanentemente Ubuntu. È un'analisi sulla procedura, sui pregi e i difetti di questo sistema operativo. È molto interessante e vi consiglio di dargli un'occhiata, così come vi consiglio di dare un'occhiata a tutto il canale Computerphil. Tutti i riferimenti sul doobly-doo, e passiamo all'argomento del giorno. Mi allaccio di nuovo all'argomento della settimana scorsa, al video di Shooter Ezio della settimana scorsa sul prendersi una pausa, prendersi sul fare, diciamo, delle ferie, e soprattutto sulla reazione avuta da moltissimi youtuber che hanno detto «E vabbè, però nessuno ti costringe a fare video su YouTube». Ma allora, premesso che nessuno vi costringe a fare commenti, video risposta su YouTube, quindi voglio dire, questo ragionamento «nessuno ti costringe a fare video YouTube» mi pare che lasci un po' il tempo che trova. Io ho espresso una posizione, io ho espresso solidarietà a Alessandro, perché da blogger di lunga data faccio anche un'altra considerazione. Io, avendo avuto il blog praticamente cominciato 10 anni fa, quello che ho fatto altre volte in passato sul mio blog è stato anche di parlare del mio lavoro. Come sapete sono un tecnico informatico, faccio un lavoro a contatto con il pubblico, faccio un lavoro che mi ha dato grandi soddisfazioni, ma che non sempre dà grandi soddisfazioni, ci sono delle volte in cui uno resta un po'. E obiettivamente in passato ho parlato nel mio blog del mio lavoro, dei problemi che ho sul mio lavoro, di un po' com'è la situazione, e sì, qualcuno potrebbe anche venirmi a dire ma nessuno ti costringe a fare il tuo lavoro». A tutti piacerebbe essere figli di papà, andare da papino, papino, sgancia i dindini, e abbiamo risolto, a tutti. Ma non è così. Ho sempre portato un esempio, l'ho scritto anche in qualche commento in giro, lo dico personalmente. Ricordatevi che una cosa è prendere una canna da pesca, 4 amici, e la domenica andare a pescare. Un'altra cosa è lavorare a bordo di un motopeschereccio. Io ero un appassionato di elettronica, un appassionato di informatica, un appassionato di tecnologia, un nerd, un geek, un quello che volete voi. Lentamente questa cosa è andata scemando con il mio lavoro, ed è normale, perché dovendo litigare con la tecnologia tutti i giorni, non è che tutti i giorni mi considero un appassionato. Ci sarà, per carità, chi fa il lavoro come il mio e si considera un appassionato 24 ore su 24, ma non è sempre così. Le persone normali fanno il ragionamento del pescatore. Innanzitutto, io esprimo la mia solidarietà umana ad Alessandro e faccio 2 osservazioni. Prima osservazione. È facile dire
nessuno ti costringe a fare video su YouTube. Beh, scusate, ma per lo stesso motivo nessuno vi costringe a fare video risposta su YouTube. Qual è il vostro scopo? Ecco la seconda considerazione. Chi ha scelto di fare lo youtuber come lavoro, chi ha scelto di guadagnare più o meno big money dall'attività su YouTube? C'è ok, gli entreranno dei soldi, pochi, tanti, tantissimi, due lire, facendo video YouTube, e allora quando voi andate a fare un video risposta dicendo «Ah, nessuno ti costringe a fare lo youtuber, però se avete la partnership, anche quel video concorre al raggiungimento delle somme». Io, ad oggi, non sono partner, non ho pubblicità, non ricevo neanche un centesimo dal fare questo lavoro, lavoro dei vlog. Lo faccio perché, come sono stato blogger di lunga data senza guadagnarci un centesimo, per il momento sto facendo il vlogger senza guadagnarci un centesimo, anzi ci ho rimesso di mio. Mi sono acquistato la telecamera, e ci rimetto di tempo, ci rimetto di giornate lavorative perse nel montaggio, nell'elaborare, nel fare... e non c'è nessun rientro. Ad oggi ho una quarantina di iscritti, perché cerco di farmi un pochino di pubblicità, ma non ho molto tempo da dedicarci. Il motivo per cui pubblico un vlog alla settimana è che posso dedicare un giorno alla settimana al vlog. Però quantomeno, se io riesco a sentire che Alessandro merita un po' di umana comprensione, io mi chiedo perché tutti quelli che hanno la partnership, tutti quelli che sanno cosa significa lavorare con YouTube, tutti quelli che guadagnano più o meno il big money con YouTube, mi chiedo per quale motivo devono andare a criticare gli altri, che a un certo punto dicono «Sì, ma è un lavoro massacrante». L'abbiamo visto. Può essere un lavoro massacrante o meno. Non vedo perché andare a criticare, ma sai, nessuno ti costringe a farlo. E ripeto, nessuno vi costringe a criticare. Però lo fate, perché video in più, visualizzazioni in più, big money che entrano. Dovrei essere io nella posizione di criticare, perché tanto un video in più o un video in meno non mi aumentano gli iscritti di 500 al giorno, anzi, io penso che quando arrivo a 50 iscritti magari festeggio una bella pizzetta. Perché mi stupisce guardare canali, va bene, saranno sul network, canale YouTube con un video, benvenuti sul mio nuovo canale, da oggi qui parlerò di questo, video pubblicato 12 anni fa, 3500 iscritti. Io sono... questo è il vlog numero 21, quarantina di iscritti, vabbè, piano piano scaverò, troverò... che devo fare? Ma se io, nel mio piccolissimo, nel mio microscopico, do un po' di umana comprensione ad Alessandro, io ho l'impressione che ci sia grande ipocrisia nel dire «non è giusto lamentarsi». Insomma, alla fine è un vlog, è una valvola di sfogo. Nessuno vi costringe a guardare un video, nessuno vi costringe a girare un video di risposta. Che vuol dire? Matthew Santoro, un paio di giorni fa, sul suo secondo canale, sul canale dei vlog, ha pubblicato un vlog proprio parlando di questo, parlando dell'attività di youtuber. A quanto pare l'argomento in una settimana non solo è esploso in ambito nazionale, ma proprio in ambito internazionale, perché ci sono molti haters da tutte le parti, che soprattutto quando comincia a diventare famoso, comincia ad avere un canale seguito da certa gente, metti a un canale che sta per andare a fare 2 milioni di iscritti,
comincia ad avere la gente che ogni volta che fai un video, sì, vabbè, ma chi te lo fa fare, ma perché rompi le scatole? Bisogna sbatterci la testa, lo sappiamo, ce l'hanno detto tutti quanti, e ci sono gli haters. Lascia correre. Perché tutta questa storia quando uno youtuber dimostra di avere a cuore i propri fan? Io ritorno a quando io ho scritto a Matthew Santoro, sai, sei stata un'ispirazione, io sto cominciando a fare i vlog perché mi hai dato l'idea tu, e Matthew Santoro, uno youtuber, quasi 2 milioni di iscritti, che mi risponde, no, sono io che ringrazio te per le belle parole. Ma voglio vedere se un grande youtuber italiano, quelli che fanno i veri big money, se gli mando un messaggio, se mi risponde. Sono piccole cose, ma è lì che si vede qual è lo youtuber che ci tiene ai propri fan e qual è lo youtuber che è un CEO grande e intoccabile. Alessandro è uno youtuber che tiene ai propri fan. Io spero di essere uno youtuber che tiene ai propri fan, per quanto pochi siano. Vedremo come si muoveranno le cose. Insomma, quello che penso, in conclusione, è che Alessandro abbia fatto bene a lanciare un messaggio ai suoi follower, a noi follower, e che non ci sia nulla di male nel dire che c'è bisogno di prendersi una pausa, perché il lavoro di youtuber lo sta massacrando. Voi che cosa ne pensate? Fatemi sapere! E inoltre, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Se vi è piaciuto fate pollice in alto, condividete con gli amici, potete anche mandarmi un commento, potete commentare sullo spazio dei commenti, oppure su Twitter o Meme, con l'hashtag DDVOTR. Ragazzi, questo è tutto! Io stacco, continuo a lavorare, e noi ci vediamo domenica prossima! Ciao a tutti, e grazie!